Ecco qui la nostra Carola Casale. Seriosissima. Che chiama Chataniara Kushanku, che attenzione ha una piccola differenza appunto rispetto al precedente. Anche qui si tratta di un kata molto lungo, complesso e faticoso. Sempre dello stile Shito. Parte bene, Carola. Come già potete vedere, questo kata è caratterizzato da vari cambi di direzione e, come in questa frangente, proprio sono cambi di direzione rapidissimi e quindi cambiano anche poi i ritmi del kata. Ottimo, Carola. Ecco la parte acrobatica. Molto bene anche per Carola. Bella anche questa inquadratura dove possiamo vedere veramente l'espressione di Carola, anche in questo comunque noi italiani nell'espressività non siamo sotto. Ottima esecuzione anche per Carola Casale. E conclude benissimo questa sua prima gara del 2021. Attende anche lei il giudizio degli arbitri. Mi stavo quasi per dimenticare com'era, insomma, vivere anche insieme a voi queste emozioni, l'attesa del punteggio. Ed ecco qui, superiore già dal punto di vista tecnico, la nostra Carola Casale con 17,5 rispetto a 17,36 e anche dal punto di vista atletico 7,5 rispetto a 7,38 e quindi con 25 contro 24,74 anche la nostra Carola Casale che si lascia sfuggire un bellissimo sorriso. Conquista la medaglia di bronzo a questa Premier League di Istanbul con gli occhi lucidi. Che bella questa immagine! Sicuramente tanto, tanto, tante tensioni. Tutto questo anno difficile. Siamo riusciti finalmente a tornare qui, a tornare a commentare insieme le finali di una gara internazionale così importante e per gli atleti ha sicuramente un sapore ancora più dolce il poter tornare su questi tatami dopo un anno di sacrifici, di lontananza, soprattutto ad un passo veramente da